Grazie di essere comparsi qui, perché penso che abbiate annunciato qualche cosa, quest'ora qui, una giornata meravigliosa così, il posto è quello che è, le cose sono quelle che sono. Cosa volete da noi? Allora c'è da fare una... Allora guardate un po', onestamente, ora non so voi da dove arrivate, se siete tutti in una lista o se siete cittadini. Ma se siete cittadini, guardate un po' quelli alle mie spalle, ma con sincerità, guardate qui. Secondo voi hanno qualche possibilità di faccia? Quindi noi partiamo già, noi abbiamo delle percentuali che sono lo 0,001%, siamo neanche nelle percentuali, sono quelli che ci considerano altri, gli altri. Ora questo è un tentativo che facciamo da queste parti, perché questi sono piccoli comuni, magari vanno bene così, magari sono 20-30 anni che si alternano un po' di PDL, PD-L, più o meno non sono cose piccole, difficili da modificare, proprio la cultura della politica, fa quello, poi c'è quell'altro, lo stiamo a guardare. Ora qui c'è un tentativo diverso, c'è un po' di gente che abita qua, come voi, che sono alle mie spalle, sono giovani, non hanno più niente da perdere, nel futuro non ce l'hanno più, allora il momento è giusto di creare un'alternativa a questa roba che ci circonda, che non rappresenta più nessuno, secondo me, se siete d'accordo, perché ormai facciamo il referendum contro il nucleare, fanno le centrali nucleari, facciamo il referendum per l'acqua, lo portano al 15 di giugno. Facciamo referendum contro il finanziamento dei partiti, fanno i rimborsi elettorali. Vuoi firmare, magari entrare nel comune con una web a firmare il tuo comune, il tuo bilancio, ti dicono che c'è la legge sulla privacy. Siamo un po' espulsi da qualsiasi sistema. Allora perché non rovesciare le cose, dire chi sono queste persone che ci dovrebbero rappresentare? Sono dei nostri dipendenti, i progetti li possiamo fare noi, cittadini. Sulla rete ci sono i più grandi specialisti di energia, di mobilità, di economia, abbiamo 3 premi Nobel che scrivono sulla rete nel movimento, c'è Mohamed Yunus della banca del microcredito, c'è Stiglitz che è un Nobel per l'economia, qualche progettino li faranno, no? E li puoi con la rete copiare dove l'hanno fatto e portarle qui sulla mobilità, perché una mobilità che la sta studiando Shanghai, perché la vostra mobilità la stanno studiando i cinesi e come finire prima la loro aspettativa di vita e stanno cercando di imitare il vostro modo di muoversi in questo paese. Questo non è più un paese, tagliato in due da una specie di autostrada, ci passa qualsiasi cosa, non avete un limite sotto i 30, avete delle strisce pedonali invisibili, avete delle piste ciclabili che sono anche quelle invidiate questa volta dalla Mongolia e finiscono lì dove erano, private le ferrovie che collegavano Lecco, Como, Varese e sono scomparse. Quindi questo è frutto di gente che si è alternata, dilettante allo sbaraglio. PDL e PD-L sono ormai due comitati d'affari. Cemento, aiole, non sono aiole magari, sono rotonde dove la gente non riesce più a capire. Non riesce più a capire come. Anche è vero dal vero. E lo so, televisione non ho mai visto, magari in una seduta spiritica. Però io vedete come siamo lì. L'occasione è una. Ma sei meraviglioso, vieni a sederti per non stare lì in piedi così che magari poi ti cercano in istituto. Sei vecchio, se sei qua vuol dire che c'hai ancora qualcosina di più. Qualche cosa. Ci sono dei cioè, allora, io non so quali siano i problemi qua, perché sono i problemi un po', ma qui nei piccoli centri si può effettuare qualche cambiamento, ma bisogna portare per cambiare, rovesciare il senso di questa politica verticista, farla orizzontale. Allora perché ragazzi giovani? Perché il mondo lo stanno cambiando i ventenni, i 25 anni. Scusami, scusa un attimo.
i 25 anni, la Libia è insorta perché attraverso la rete migliaia e migliaia di giovani di 20 anni sono scesi in piazza, a tutto il Maghreb, la rete sta facendo questo, ma d'altronde se voi andate a Silicon Valley negli Stati Uniti, Google è più grosso della Fiat, cioè dà più lavoro della Fiat, è Google. E queste cose Bill Gates quando ha inventato un nuovo modo di comunicazione aveva 19 anni, Jobs quando ha inventato la Apple aveva 21 anni, e Zuckerberg di Facebook che fa comunicare quasi 800 milioni di persone ha 23 anni. Qui abbiamo dei pensionati di 74 anni senza capelli, senza la prostata, con un uccellino ormai si può fare l'acqua perché si fa quelle micro siringhe di papaverina per avere, non prenderla la lettera perché fa essere male. Ma poi quando fa pipì fa l'effetto a mafiatoio, fa un casino così non trova più gente che possa di pulizia, ma per dirvi, non hanno idea di che cosa sia un social network, noi nasciamo in rete. Quindi mettendo un paio di ragazzi dentro il consiglio, chiaro che non, quanto avete di budget per diventare sindaco, per il budget che avete? Quanto avete speso? Neanche 1000 euro. Ora, cioè, l'hanno capito la diversità, a Milano basta avere un marito petroliere che ti dà 20 milioni di euro, diventi sindaco, prendi tutti i manifesti, tutti i muri, tutti i media, le televisioni, ma con 1000 euro vorrei vedere chiunque. Ma noi abbiamo la possibilità di mettere un ragazzo di questi che entra dentro, filma tutto, è come avere un diario del vostro comune sulla piazza principale. Loro entrano, filmano, mettono giù, vanno a vedere dove vanno gli appalti, dove vanno a vedere i vostri soldi. Siete un comune indebitato, ora è facile gestire un comune col debito, comprano i derivati dalle banche, investono in qualche piazzuolo, un po' di cemento, appartamenti dove non ci va nessuno, affitta, si vende. Ci sono difficoltà, si indebitano e poi ricominceranno a pagare il debito fra 10 anni, sapendo che loro non ci saranno più, ci saranno quelli che verranno fra 10 anni. È semplice e disonesto, molto disonesto, perché tu devi amministrare dei soldi se ce l'hai e soprattutto decidere insieme alla gente che cosa fare, perché non puoi noi stare lì cittadini a vedere che ci portano un progetto, se va bene o se va male, i progetti li possiamo fare noi e loro sono i nostri dipendenti e li portano, ma è semplicissimo. Allora noi siamo estromessi da qualsiasi cosa. I referendum li hanno disaccorpati, per esempio quelli dell'acqua, del nucleare e del legittimo impedimento, al 15 di giugno, è stata una grande porcata perché potevano accorparle con le elezioni adesso, risparmiavamo 400 milioni di euro, e la porcata perché l'hanno fatta? Ed è passata per un voto la porcata, un voto. Eppure non sono andati a votare 10 del PD e 2 dell'Italia dei Valori, che sono quelli che poi pubblicamente sono contro la privatizzazione dell'acqua, contro il nucleare, e non sono andati a votare. Allora, chi rappresentano queste persone qua? Nessuno rappresenta, io non mi sento rappresentato dove vivo io, ma neanche voi. E se siete qua un po' alle 2:30 qui a sentire e a vedere queste persone, vuol dire che siete così, hanno espropriato tutto. Noi abbiamo fatto i videi, vi ricordate i videi? Per videi ha detto Grillo parla male, Grillo grida, Grillo è uno infatti tutte le mie foto che vedete, anche nelle mani non c'è una foto normale, la gente pensa che io sia cattivissimo, che parlo male di tutti, che distruggo tutto e non costruisco mai, è la solita menzogna che metto su. Invece noi abbiamo un programma sull'acqua pubblica, sulla mobilità, sul wifi libero e gratuito, sulla raccolta differenziata, sul mettere in efficienza gli edifici comunali, visto che sono case nuove qui, completamente fuori i criteri di efficienza energetica degli edifici, per esempio del nord Europa, non sanno nulla, hanno le sovvenzioni, vanno a debito, cemento, se guardate i dati delle società di edilizia del 2011, chiuderanno il 30% delle aziende e avremo 190.000 impiegati, muratori in mezzo alla strada, dato che di questi 190.000, 150.000 sono extracomunitari, perdendo il lavoro avranno già una difficoltà a essere in modo legale nel nostro paese. Noi abbiamo fatto il video per diventare un paese normale, mica per fare una rivoluzione, era il vaffanculo, te pensa, il vaffanculo, tutti Grillo, le parole, hai parlato male, il vaffanculo è stato depenalizzato dalla Cassazione, non è neanche una brutta parola, è un consiglio, un istituto omosessuale che uno può seguire con noi.